Villa Neviera, Cellino San Marco, prestigioso wine resort, così come è stato voluto dalla cantina, dalle cantine Due Palme, ecco, Villa Neviera diventa un sito FAI e apre le sue bellezze nella giornata nazionale voluta dal Fondo per l'Ambiente Italiano. Vedete? Ci sono oggi qui i volontari che stanno facendo fare la visita a questa dimora storica che ospitò anche il re Vittorio Emanuele II durante la firma dell'armistizio nel 1943, e vediamo i volontari, eccoli, che stanno aiutando le persone a conoscere questo bellissimo sito. Lei da dove viene? Da Brindisi. Da Brindisi, complimenti per l'iniziativa. Grazie a voi. Ma quanti siete a Brindisi? È un organico di una trentina di persone. Ah, benissimo. E vedete, io diciamo per motivi di lavoro, per motivi professionali sono stata accolta e quindi ho superato la fila perché voglio farvi vedere la bellezza di queste persone che amano la cultura, amano conoscere posti nuovi, è vero? Sì! Sei dentro e fuori. È la prima volta che venite qui? Sì. Da dove venite? Brindisi. Ah, da Brindisi. Caspita, vi sta piacendo questo posto? Sì, dobbiamo ancora vederlo. L'esterno è bellissimo. L'interno, magari, insomma, sapendo anche la storia, ce ne faremo una ragione, avremo un'idea diversa. Sapete che qui ha soggiornato il re Vittorio Emanuele II? Sì, abbiamo detto un attimo. Perché lui praticamente in realtà durante l'armistizio non venne ospitato a Brindisi perché Brindisi era troppo pericolosa, ma veniva ospitato dai nobili del Brindisino, e qui questa villa era del ministro De Viti De Marco che quindi ospitò il re. Bellissimo. Eh sì. Io sto maledettamente contro luce, però voi mi perdonerete, ecco, lui sì, tu no, e quindi io vi ringrazio veramente di essere qui, adesso apritemi la fila, grazie di essere venuti, aggiustatevi i capelli, fantastico, fantastico, simpaticissimo, quindi tutti da Brindisi? Sì. Bello, grazie, bellissimo, fa sempre piacere vedere dei salentini che amano il Salento, è vero? Perché dobbiamo imparare a conoscere le nostre bellezze. Vedete, si è creata una fila incredibile e sono alla ricerca della fautrice di tutto questo che prima avevo salutato, Antonella Maci, responsabile manager event di Cantine Due Palme. Dov'è? È tutto un live, eh? Ecco, intanto vi faccio vedere la fila che si è creata. Mi dispiace non riuscirò a farvi vedere benissimo Villa Neviera, la facciata di Villa Neviera, perché sto contro luce, però intanto vi faccio questa videata, è bellissima, vedete, e poi è tutta circondata dai vigneti. Villa Neviera è un wine resort che entra nella giornata nazionale del Fondo Italiano per l'Ambiente. E dov'è Antonella? Chiediamo. L'iniziativa, l'evento sta riscuotendo un grandissimo successo. Voi siete volontari, della bellissima questa iniziativa. Com'è nata l'idea di inserire Villa Neviera tra i siti da vedere del Fondo per l'Ambiente, del Fondo Italiano per l'Ambiente? Quindi noi andiamo sempre alla ricerca di siti che interessanti da proporre alla popolazione del luogo. Quindi abbiamo riscontrato la bellezza di Villa Neviera, la disponibilità dei
titolari dei gestori di Villa Neviera, e quindi siamo partiti con questo progetto. Benissimo, benissimo, la fortuna ci assiste, troviamo Melissa Blasi che è dell'ufficio stampa di Cantine Due Palme. Melissa, veramente un grande successo. Grazie, me l'ero preparata, sì, c'è gente che sta venendo da tutta la Puglia e questo fa grande piacere, fa capire che comunque l'Italia ci tiene al suo patrimonio storico, alle sue bellezze, e c'è ancora una sensibilità verso questo, e ringraziamo il FAI che comunque svolge un lavoro non semplice. Sai che purtroppo sei contro luce, magari ecco, se ti sposti un pochino. Svolge un lavoro ottimo, non semplice nell'avvicinare le persone al patrimonio culturale e far conoscere luoghi come questi che fino a qualche anno fa erano così. E grazie a Due Palme adesso, insomma, è un wine resort che diventa un sito del Fondo per l'Ambiente, esatto, italiano. Benissimo, fa piacere vedere che c'è questa magnifica fila e tante persone che vogliono conoscere, no? Questo sito. Grazie, grazie Melissa. Grazie. Una bellissima giornata, tantissime persone sono venute qui. Villa Neviera diventa sito del Fondo Italiano per l'Ambiente. È veramente un grandissimo evento. Siamo onorati di far parte delle 700 meraviglie storiche del Fondo FAI. Questa nasce come una dimora storica di De Viti De Marco, della famiglia De Viti De Marco. Nel 2019 Cantine Due Palme decide di investire nel settore del turismo, quindi acquistiamo questa dimora, che stiamo completando i lavori di ristrutturazione. Al completamento dei lavori diventerà un wine resort 5 stelle. E racconteremo la storia proprio attraverso questa grande dimora storica. Grazie. Prego. Tre. Brindisi, un bel brindisi a tanta bellezza e a Cantine Due Palme.